cavolo. Sì. Mono giapponese. Però è troppo. Questo è cinese. O coreano. Ma non è male. Questi saranno i soldi. Sì. Glielo prendo. Non è tracollo? Sì. Però hanno... Ah, è tracollo. Sì. Lo sapevo che mangiavi. Ciao. Okay. Ciao, una porzione. Sì. Io vorrei quella lì. A mettere sul coso. Siamo tornati a casa, sono le 6:30, siamo andati lì che erano le 8:30 più o meno. L'entrata dovevi praticamente, cioè siamo entrati, però dovevi praticamente aspettare perché aprivano le 10 tutti. Vi faccio vedere che cosa ho acquistato, comprato, anche perché mi sono pentita poi di non aver comprato due o tre cose che mi piacevano. Tutti gli altri non ho, diciamo, comprato poi niente, perché alla fine ho comprato solo cose utili che volevo. Tutte le altre cose non mi piacevano. Allora vi faccio vedere cosa ho preso. Questo
il volantino che mi ha dato, io ho assaggiato questo qua che è il tè citronelle, però non è che mi piaceva tanto quando me l'ha fatto assaggiare. E qua ovviamente ci sono tutte le cose che vendono e c'è il sito. E puoi comprare sul sito, che è questo qua. E vendono cose, tè, marmellate. E io ho preso questo, che è la marmellata aloe vera, che non l'ho mai sentita e mai provata, e l'ho voluto prendere. 580 grammi, ed è buonissima, perché me l'ha fatta assaggiare ed è buonissima. Questa qua ho preso, anzi, se mi trovo bene sul sito la compro ancora. E poi ho preso questo che è al limone, anche questo tè al limone, miele e limone. Questo qua però non è forte, è leggerissimo, delicato, ed è molto buono, per cui anche questo. Anzi, e mi hanno detto che queste due, dato che sono marmellate, le puoi mettere anche nell'acqua calda. Ci metti un cucchiaio di acqua calda, uno di questi, e ti fa passare anche il mal di gola. Infatti a me, ho adesso il mal di gola, in poche parole. Comunque, ho preso questi due. Me l'ha fatta assaggiare tutte e due. C'era anche lo zenzero, ma lo zenzero proprio era troppo forte. Invece questi due sono delicati e sono buone. E questa è marmellata, però puoi usarla anche nell'acqua calda. Ci metti un cucchiaio nell'acqua calda e va bene per il mal di gola. Per cui te lo fa passare. Per cui va bene sia per il mal di gola che per la che è una marmellata, fa tutte e due le cose. Ho comprato questo. Poi mi hanno dato questo volantino di un altro padiglione bancarella che vendevano queste cose. Mi sono pentita di non aver comprato questa qua, la crema del diavolo, che costava 10 euro. E mi sono pentita, perché questa è ottima per il mal di schiena, specialmente io ho mal di schiena. Adesso massimo vedo se c'è il sito qua online, se mai compro online. E poi, ovviamente queste le tengo per la casa, infatti le aprirò quando sarò in casa nuova. E poi questo invece l'ho preso o per la sala o per la camera, devo ancora decidere dove metterlo. Ho anche la tosse, mi è venuta ancora la tosse, non so perché. Comunque, vi faccio vedere. Allora, questo va con le pile, perché ci sono le pile, e si illumina. Adesso non so se riesco, forse sì, riesco a farvelo vedere. E si illumina, non so se si capisce. Ed è così. Ci metti dietro le pile e voglio attaccarlo da qualche parte, o in camera o in sala, adesso vedo dove sta bene. E dato che si illuminava ed era troppo bello, allora ho voluto prendere questo per decorare un po' la casa. E secondo me è molto bello, perché sembra di essere lì, sembra vero, con queste lucine. Anzi, ve lo faccio vedere al buio, che secondo me rende di più. Aspettate. Sì, beh, comunque, per farvi capire, così. Ed è bellissimo, sembra vero, per quello che l'ho voluto prendere. E niente. E infine ho preso queste tre cose che, in poche parole, sono, diciamo, utili, che non sono cagate. Non perché non c'erano, diciamo, cagate, però perché, non lo so, non mi convinceva a prendere altre cose tanto per prenderle. E ho preso solo questi qua. Aspetta che spengo, perché sennò
si consumano le pile. È troppo bello però, mi piace. Comunque non vi ho detto buongiorno stamattina perché era tardi, mi sono alzata alle 7 di mattina, mi sono preparata e ci ho messo mezz'ora a truccarmi e prepararmi, per cui poi dopo alle 8 siamo partiti da qua e ci abbiamo messo 30 minuti per arrivare a Milano, alla Rofiela Milano, anche perché è vicino da dove abito io. E poi siamo andati lì, abbiamo fatto colazione, poi avete visto tutto il clip. Non sono riuscita a registrare tutto perché era enorme, erano tante bancarelle ed era impossibile registrare tutto, anche perché la batteria ormai è scarica, avevo paura che non riusciva a reggere. E sì, avevo l'altra batteria che mi sono portata per caricare il telefono, però diciamo che poi erano troppe clip, durava più di 3-4 ore, 5 ore solo per farvi vedere che cosa c'era dentro lì nelle tutte queste bancarelle. E allora ho detto registro le cose più carine, le cose che avete visto, e allora ho detto quasi quasi non registro tutto perché sennò non so quanto durava questo video. Calcolate che dalle 8 del mattino fino adesso che sono le 6 e mezza, praticamente tutto il giorno. Poi siamo stati lì che erano fino alle 5 e mezza e allora alla fine vabbè siamo andati via perché abbiamo visitato tutto. E allora ho detto meglio che non riprendo tutto, tutte le bancarelle, perché cioè, potete capire quanta gente c'era, era un po' complicato riprendere, e allora ho detto riprendo quello che posso e ovviamente ho ripreso le cose diciamo più belle in poche parole. Però vi assicuro che è stato bellissimo, c'erano tante belle cose che volevo comprare di più, ma poi alla fine non lo so perché non avevo voglia di andare in giro con tutti i sacchetti, anche perché pesavano, già solo le marmellate pesavano. E niente, allora ho deciso di comprare solo le cose che mi piacevano di più, che sono state queste cose. Poi non è finita qua. Domani, che domenica, andiamo al mercatini di Natale, per cui devo anche vloggare anche lì, per cui io vloggo sia sabato, che oggi è sabato, sia domenica, che per me è domani, ma ovviamente domenica, e vorrei vloggare anche domani quasi tutto il giorno. Allora stasera mi guardo un film su Netflix, sto a letto al calduccio perché piove e niente, e poi ovviamente farò anche riprenderò anche per domenica, che cioè domani, cioè ovviamente voi questo vlog lo vedete martedì, che sarà il primo vlog mass, e dentro ovviamente questo vlog, come state vedendo, ci sarà la fiera di Milano di questo sabato, e domani, che è domenica, cioè, farò vedere un po' la casa che è praticamente finita, e anche perché domani devo andare a pulire la casa perché mi devono arrivare i mobili e la cucina, per cui tra una settimana mi arriva il mobile e la cucina, per cui devo pulire subito immediatamente tutta la casa e sarò lì in casa nuova. E in più andrò anche nei mercatini di Natale, che è vicino dove abito io. Cioè, dove andrò a abitare io. E niente, per cui non so quanto durerà questo vlog. Lo metterò insieme. Questi due giorni li metterò insieme, così voi li vedete martedì. Invece, giovedì è festa, che è l'8 dicembre. Per cui io avevo pensato di non pubblicare niente, perché di solito, per chi mi segue, sa che io nei giorni di festa non pubblico niente. Uno, perché
È come se tu stai lavorando in giorno festivo e due, YouTube non ti paga tanto nel giorno festivo che tu pubblichi. E allora per cui è come se tu stai lavorando. Però per chi ha un canale sa cosa vuol dire. Per chi non ha un canale non può capire. Comunque io nel mio canale faccio così. Nei giorni festivi non pubblico, lascio vuoto. Almeno che sia un giorno speciale, un giorno bello che dico ok, prendo e pubblico, se no no. Per cui voi vedete solo questo vlog martedì e sabato vedete un altro vlog che non so neanche se vedete un altro vlog sabato, per il fatto che non so poi cosa registrare dato che in settimana lavoro. Gli unici giorni che registro e faccio qualcosa è sabato e domenica. In settimana giustamente lavoro ed è noioso farvi vedere quello che faccio. Tutto qua. Per cui non lo so se sabato prossimo vedete un vlog. Detto questo, continuo il vlog e ci vediamo. Vabbè, per voi ovviamente continua, però per me lo registro anche domani. Niente, fatemi sapere cosa ne pensate di questa fiera. Io ve la straconsiglio, tutti gli anni la fanno a Milano, a Rho Fiera, per cui se volete andare tutti gli anni dal 3 dicembre fino all'11 dicembre c'è la fiera ed è mi sta cadendo il cellulare ed è bellissimo, per cui andate. Se vi piace andate, perché voi non avete visto tutto, ma c'è. Ah, e vi dico una cosa, c'era anche il folletto, vi lascio qua una foto, che ci siamo fermati dopo la prima bancarella, ci siamo fermati e abbiamo visto il folletto, che è questo aspirapolvere che sta andando a ruba, e alla fine i miei mi hanno fatto il regalo di Natale e mi hanno comprato l'aspirapolvere del folletto, sì, che poi costa tanto, perché calcolate che costa 4.000 euro, ma nella fiera ti fa lo sconto, per cui invece di pagarla 4.000 euro la paghi 2.800, per cui era un ottimo sconto e alla fine i miei me l'hanno presa. Arriverà a gennaio, per cui vi farò vedere anche la nuova aspirapolvere, cioè il folletto, che arriverà a gennaio. Vi farò anche la recensione e vi farò vedere come si usa, perché so che molti, quando faccio questi video, piacciono molto, per cui direi che vi aspetterò un bel video interessante e utile anche per quelli che vogliono comprarlo. Detto questo, mi è venuto mal di gola, raffreddore, tosse, poi con tutta quella gente che c'era non lo so perché mi sono ammalata di colpo. Vabbè, passerò, ci vediamo dopo. Intanto mangio, poi mi guardo un bel film su Netflix e poi ci vediamo domani. Intanto continuo il vlog. Thank you.
Non so se ci sono i mercatini, perché piove. E non ho capito se lo fanno lo stesso al chiuso o lo fanno lo stesso con la pioggia, perché non vedo nessuno, non c'è scritto da nessuna parte. Prima di sì. In teoria lo confermano sempre su Facebook oppure lo dicono, solo che boh, massimo guardiamo più tardi. Adesso siamo in casa nuova e vi faccio vedere che cosa ho comprato l'altro giorno a Risparmio Casa. E poi niente, stiamo qui, mettiamo a posto, puliamo, perché ovviamente tra una settimana arriverà il letto e la cucina, per cui dovrà essere tutto pulito, compreso le finestre anche se piove. Devo capire come pulirle. Vabbè, intanto vi faccio vedere cosa ho preso. E poi non so cosa, se riusciamo a vedere i mercatini. Io spero di sì, perché se no prendo e me ne vado da qualche parte nei negozi. Allora, questo è il sacchetto, questo qua di Risparmio Casa. Ho preso la candeggina, questa qua alla lavanda, che la volevo provare, 5 litri. E, scusate il casino, ma come sapete stiamo finendo di fare i lavori. Le ultime cose che ci sono da fare. E ho preso questo, che poi lo provo e vi faccio vedere. Poi ho preso... Vediamo se riesco a farvelo vedere, perché così me lo metto a posto tutte queste cose. Questo qua per il tavolo a Natale lo metto con la candela, questo qua carino, che però mi sono pentita perché non ho preso quello con la neve sopra, ma ho preso questo qua. Comunque vabbè, ho preso questo per il centro tavola sul tavolo, poi ho preso questo per il parquet, che mi hanno consigliato una youtuber, ha detto che lei lo usa e si trova bene, e ha olio di argan, profumo lunga durata, praticamente è per il parquet. E ho preso questo qua, infatti poi lo provo dato che devo pulire e vediamo se è ottimo. Poi ho preso questo, lo gnomo, che io ormai sono innamorata di questi gnomi piccolini, questo qua rosa, che la prima decorazione di Natale, un po' così, lo metterò in sala quando abbiamo finito ovviamente di pulire eccetera. E ho preso questo qua che è carino, che costava neanche 3 euro. Poi questo per il bagno, che devo pulire, la candeggina che rimuove i germi batteri. L'altra volta l'ho provata e mi sono trovata bene, allora l'ho voluta comprare di nuovo. Va bene per la muffa, sgrassante, smacchia i capi eccetera, per tutto. E ha la mousse, poche parole. Per cui ho preso questo. Poi ho preso altro per il parquet, che lave lucida, questo di argan. Profumo per 24 ore, vediamo, l'ho visto, l'ho letto, ho detto ma quasi quasi mi ispira e lo compro, per cui bene, per cui questo qua ne ho presi due per provarli, proviamo a vedere se funzionano. Poi ho preso questo altro, questo qua della candeggina stesso, però questo è quello nuovo e allora non è spray normale, non ha la mousse, per cui, cioè la schiuma, per cui ho voluto prendere anche questo, che è quello nuovo, e provo anche questo qua. Poi ho preso queste spugne per la cucina, che tra
appunto 2 settimane, una settimana, anzi una settimana arriva la cucina nuova, almeno c'è già le spugne. E ho preso queste qua. Poi ho preso un altro gnomo, scusate l'inquadratura ma non ho cavalletto in casa nuova, allora faccio un po' di fatica. Questo qua grigio e rosso, troppo bello, questo mi sembra 6 euro. Allora, questi sono ferma porta, tutti e due sono ferma porta, per cui calcolate che è da mettere vicino alla porta, ma io non li metto vicino alla porta, li metto come decorazioni vicino all'albero. Poi ho preso questo, che è quello nuovo, appena uscito del Quasar, multiuso, igiene e protezione 24 ore, rimuove germi e batteri. Questo è quello nuovo, è di 500 ml, lo provo e vi farò sapere. Tanto questo per il bagno va bene, a parte che va bene anche per la cucina, però vi farò sapere. E poi ho preso questi qua, che sono per le sedie, perché come sapete il parquet si rovina se ha le sedie che continuamente strisciano. Allora ho preso questi, che sono antiscivolo per le sedie, costavano 99 centesimi e vanno bene per quasi tutte le sedie. E poi l'ultima cosa, ho preso questo qua per le tende, che andranno attaccate su, praticamente su lì in alto, attacchiamo questi e ci la tenda, in poche parole, e ci metto la tenda. Ho preso questi, credo basta, totale 27,46. Lo spray candeggina 1,69 lo gnomo, quello più grosso 3,80 euro, che è quello grigio. Poi quello dei pavimenti per il parquet 1,99 euro, antiscivolo 99 centesimi, il Quasar 2,29 euro, lavacera 3,49 euro, poi l'altro gnomo 2,99 euro, la candeggina 1,99 euro, e tutti gli altri che non ho capito quali sono. Comunque i prezzi sono questi, totale questo. Adesso metto a posto tutte queste cose qua e poi ovviamente si pulisce tutto il pavimento, perché abbiamo in teoria finito di fare i lavori, ma giustamente sta finendo di mettere l'ultimo pezzo di pavimento e c'è un casino alla Madonna per quello. In tutto questo ho saputo adesso che i mercatini sono annullati e l'hanno spostato per il prossimo sabato, che è l'11, no il 10. L'11 domenica prossima, che bello, ovviamente piove e hanno spostato i mercatini. Sembrava strano perché ho detto, ma se i mercatini li fanno all'aperto è impossibile. Comunque niente, direi che oggi sarà un po' così. Vabbè, e diciamo che vi farò vedere poi la prossima domenica i mercatini di Natale. Sperando che questa volta non piove, perché il tempo è brutto. Da ieri che piove, cioè da sabato, e non so se pioverà per tutta la settimana. È sempre così, ogni volta che piove ovviamente spostano tutto. E credo che anche a Como, i mercatini di Como e quelli di Cernobbio, ovviamente anche quelli sono chiusi, perché dato che sono all'aperto non li fanno. Per cui quando piove chiudono i mercatini e li fanno il giorno dopo o quando è bello. Vabbè, io metto a posto, faccio quello che devo fare e poi
Massimo, ci vediamo dopo. Se riesco, andiamo a qualche negozino, perché sono stufa di stare sempre qua a casa, mettere a posto, fare, dire e basta. Per cui adesso vado e ci vediamo dopo. Anche il Bennett e abbiamo preso questo tè verde, che ovviamente l'ha preso lui perché sì, è buono, ma non è che sia tanto ottimo. Poi ho ripreso il mio moccacino senza lattosio, che questo è stra buono, e l'ho voluto comprare di nuovo. Poi ho preso questo per colazione, il cappuccino da zuccherare, sono 16 tazze, lo metti 2-3 cucchiai nella tazzina con acqua bollente e poi mescoli, cioè lo giri e ti prepara il cappuccino. Questo qua della Nescafé Gold dovrebbe essere buono, ho voluto provare questo per fare colazione, dato che mi sveglio alle 5 del mattino e devo fare colazione veloce, almeno così. E poi volevo provare il caffè latte. Vi farò sapere su Instagram se è buono. Se non mi seguite su Instagram, seguitemi, perché lì sapete prima quello che faccio e poi ovviamente su YouTube. Comunque questo è buonissimo e questo lo proverò. Detto questo, guardo gli ultimi episodi, siamo all'episodio 4, guardo gli ultimi episodi perché adesso sono le 8:20, prima che mi vado a letto a dormire, perché mi devo svegliare alle 5, e finisco di guardare, spero di riuscire a guardarlo tutto,
diciamo che bello, molto bello, mi piace come telefilm, per cui ve lo consiglio. E niente, per cui lo guardo e noi ci vediamo al prossimo video, che ovviamente sarà, se ho voglia, sabato, se no ci vediamo martedì prossimo con un nuovo vlog. Spero che questo video non è durato l'eternità. Intanto mi guardo il telefilm. Io sono già in pigiama comunque. Ciao!